comunque sta diventando incazzati perché noi siamo i 496 della scuola. Ah. E quindi che sia stati quelli fregati. No, c'ho 63 anni e vorrei andare in pensione. C'ho 43 anni di contributi. Toglierò le parole nostre. Sì, sì, toglie. No, c'è abbastanza, va bene. Guardi bene. Più del 10 ottobre. Questo è un segno del peccato. No, sono venuto giù da lì. In realtà tre giovani e gli dice che devono tirare la testa più in basso, che devono chiedere meno e che dobbiamo accontentare di più. E allora oggi, 14 novembre, ci ha preso sale in piazza per chiedere di più, accontentarsi meno e ribellarsi sempre. Disoccupati, precari, sindacalisti, siamo scesi al fianco di tutte quelle persone che come noi hanno davanti a loro un futuro incerto, un futuro precario, un futuro senza tutele. Oggi 14 novembre non è una data attuale. Oggi infatti si concluderà la consultazione del governo. Non siamo la commercia della protezione stare, noi non siamo tutto questo. Ed è proprio per questo motivo che c'è Gesù e scriveranno su di quello che ci vedono loro. Gesù qui scrivete nella nostra scuola. Non poteva scrivere diversamente. Questo è un detto, la norma, cosa di Salerno. Poi, per esempio, il presente non è definitivo. Ah, non è definitivo. E quindi anche ieri sentivo discussioni che lo SNAS sono incazzati, però per Salerno ha fatto freddo, però perché non siamo felici. Noi facciamo questo. Dalle scuole all'università, ai posti di lavoro.
appuntamento per dire che questa non è una giornata che si conclude al mattino, questo pomeriggio alle 6 in piazza Saluzzo a San Salvario, per dire che ci riprendiamo la piazza simbolicamente, dando parola, facendo una presa di parola collettiva per i precari e precari, lavoratori e lavoratrici che non possono... Non erano i studenti, erano i precari, da noi disoccupati! Tutti insieme possiamo vincere, tutti insieme possiamo vincere questa scommessa di modificare il nostro futuro. E proprio in queste ultime settimane abbiamo visto un esempio lampante di come funziona nel nostro paese. Infatti ci sono state queste alluvioni, prima a Genova e poi in Toscana, e in queste alluvioni abbiamo visto una mancanza totale delle istituzioni a risolvere queste calamità. Abbiamo visto dei cittadini che si sono offerti gratuitamente di spalare il fango, cittadini che non ne potevano più di vedersi ogni anno e ogni autunno sempre la casa allagata. Abbiamo visto anche delle persone che purtroppo sono morte. E questo perché? Perché ormai da